L'intelligenza artificiale sta dimostrando sempre più le sue grandi potenzialità, tant'è vero che stanno già andando a delivery, veramente in produzione. Ora, naturalmente ci sono state due grandi rivoluzioni, una nel 2010 col deep learning, una nel 2020 con l'intelligenza artificiale generativa. Ora, soprattutto nel campo dell'intelligenza generale generativa, ecco, naturalmente c'è un forte potere, oserei dire anche uno strapotere delle cosiddette big tech, no? Le grandi aziende che si permettono di investire miliardi e naturalmente di avere un potere computazionale, un hardware veramente al di là di ogni possibilità rispetto a una piccola media impresa o anche rispetto a istituti di ricerca. Pensiamo solo OpenAI ha ricevuto 1 miliardo di dollari di finanziamento inizialmente da Microsoft, che ha utilizzato tanto anche per l'hardware, poi 13 miliardi e poi ancora altri investimenti di decine di miliardi dagli investitori. Quindi su quell'ambito, sulla costruzione di questi large language model o di questi large multimodal models che ben conosciamo da Gemini a GPT-4 e così via, effettivamente non c'è competizione, no? Chiaramente le big tech, le grandi aziende hanno un potere, uno strapotere rispetto a tutto il resto del mondo. Però c'è un rovescio della medaglia, c'è un fattore in controtendenza che non bisogna sottovalutare. Questa corsa al potere computazionale, a questi sistemi sempre più grandi, con tantissimi parametri, e addestrati con una mole immensa di dati, ha un problema effettivamente di sostenibilità. Si pensi solo che si stima che il costo per fare un addestramento di Gemini, il sistema, Large Language Model, Multimodal System di Google, costa un qualcosa come 191 milioni di dollari solo per fare l'addestramento, eh? Oppure GPT-4 un qualcosa come 78 milioni di dollari. C'è anche un problema di sostenibilità energetica, no? Basti pensare che OpenAI ha chiesto di costruire una centrale nucleare per dare l'energia ai suoi computer. Quindi queste tecnologie stanno andando, sembra all'infinito, ma c'è un limite superiore di sostenibilità che non potrà essere superato. E qui si apre un grande spazio anche per le altre realtà, sia per le istituzioni che non sono le grandi big tech, che possono collaborare naturalmente con Amazon, con Google, con Microsoft, e anche per la ricerca, anche a livello pubblico. Prima di tutto perché si dice che effettivamente queste big tech forniscono un AI as a service, però in realtà quando noi lo vediamo sempre in Fondazione Bruno Kessler, quando veramente tante aziende, tante realtà, ma anche istituzioni pubbliche ci vengono a chiedere di utilizzare l'intelligenza artificiale per risolvere i loro problemi, c'è tantissima strada ancora da fare, tantissima personalizzazione, bisogna capire quali sono i dati giusti, qual è l'architettura software giusta e così via. Si stima, ci sono delle recenti stime che dicono se succede qualcosa di simile come i cloud provider, il 70% del mercato dell'intelligenza artificiale sarà ancora fuori, non sarà coperto dalle big tech. Il 70% del mercato in intelligenza artificiale è veramente un numero molto alto. Poi c'è un secondo fattore. Un secondo fattore è quello che effettivamente la ricerca può aiutare in un modo disruptive a risolvere quei problemi attuali delle tecnologie che hanno avuto dei risultati molto sorprendenti, ad esempio appunto quello del consumo energetico altissimo che diventa non sostenibile, quindi dal punto di vista ambientale, quello dell'affidabilità, quindi costruire dei sistemi magari più semplici, più piccoli, ma che per quel determinato compito riescono effettivamente ad essere affidabili e quindi anche che riescono a soddisfare i veri problemi dei clienti, di chi cerca di utilizzare in pratica l'intelligenza artificiale.